Signore e signori, buonasera. Franco Ben è felice di esibirsi questa sera in questa impagine. E vi presentiamo tre brani. Il primo si intitola Jesu Lucis Memoria. È un brano il cui testo è attribuito a San Bernardo di Chiaravalle, scritto nel 1100 circa. Questo testo parla della presenza della dolce presenza di Gesù e si presta particolarmente bene per l'adorazione eucaristica e viene cantato nelle prime tre strofe durante la festa del Santissimo Nome di Gesù. Vi presentiamo questa versione di Da Vittoria, compositore del 1500, in una breve, diciamo, realizzazione sinfonica. Buon ascolto. Sulla sofferenza di Maria durante il Calvario del figlio. Musicalmente Codali ha reso questo brano, diciamo in forma di corale, con una melodia molto semplice e con un sapiente utilizzo delle dissonanze riesce a creare questo senso di tensione e di dolore. Buon ascolto.
Chissà che proprio durante la scena raccontata nello Stabat Mater Maria non abbia ripensato a dove era tutto partito, cioè durante l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele. Questo brano è proprio è tratto dalla Bibbia e narra proprio le parole dell'Arcangelo che arriva da Maria e dice non temere Maria, ne timias Maria, ecco conceperai un figlio e lo chiamerai Gesù. In questo brano torniamo al compositore iniziale da Vittoria, sentirete una costruzione musicale ancora più complicata rispetto al brano iniziale, in quanto c'è un continuo inseguimento fra le voci e un continuo susseguirsi di motivi e di imitazioni. Con questo ultimo brano, la Convenne si congeda e vi ringrazio per l'ascolto.